Ciao a tutti e ben ritrovati al review mensili del canale. Come avete visto, il mese di settembre l'ho saltato completamente perché è stato un mese povero di letture. Ho letto soltanto due libri. Uno, tra l'altro, era una conclusione del mese precedente, La natura delle cose di Tito Lucrezio Caro, o se preferite, il latinismo De rerum natura. È un libro che mi provoca imbarazzo nel parlarne. Semplicemente perché, anche se provengo da studi liceali, non mi sento di parlare di Lucrezio con la necessaria base culturale. Posso dire quali impressioni ho avuto del De rerum natura? Il De rerum natura è un libro rivoluzionario, non soltanto per l'epoca in cui è stato scritto. Anche letto oggi ha qualcosa di eccezionale nella sua trattazione. C'è da dire che Lucrezio ha avuto delle intuizioni particolarissime, soprattutto i primi due libri contengono intuizioni che sono ancora validissime oggi e dobbiamo considerare che Lucrezio non aveva a disposizione gli strumenti della scienza moderna per poterci arrivare. È un testo straordinario che non ha avuto, secondo me, e tuttora non ha la fortuna che merita, però capite anche voi che un testo del primo secolo avanti Cristo che immagina che addirittura ci sono altri mondi nell'universo abitati e del tutto simili alla Terra, ragazzi, questo ne praticamente anticipa la fantascienza di 2000 anni e la scienza attuale dell'esoplanetaria per altrettanto tempo, anzi per di più, perché le scoperte degli esopianeti è avvenuta negli ultimi 10 anni, 10-15 anni, e ancora si fatica a trovare dei mondi di tipo terrestre. Per cui provate a immaginare lo sforzo di un antico romano nell'immaginare altri mondi semplicemente per deduzione logica di similarità, cioè è qualcosa di assolutamente straordinario. Poi capisco anche che Lucrezio ha una grande presa su delle persone che magari non sono totalmente aderenti al senso religioso comune. Infatti, la sua maggiore sfortuna letteraria è stata quella di promulgare i principi dell'epicureismo e, come si sa per varie vicende, l'epicureismo non ha avuto fortuna nell'etica cristiana successiva, dove invece ha avuto molto più presa l'etica stoica, che era quella tradizionalmente avversaria. Io ritengo che sia un testo assolutamente ancora validissimo, perché la poesia non invecchia mai, questo vale nei secoli dei secoli. Ovviamente alcune sue intuizioni di stampo più scientifico adesso perdono un po' la loro validità di fronte alla scienza che è andata avanti, però la visione del De rerum natura resta qualcosa di assolutamente straordinario. Ed è un'esperienza che io consiglio comunque di provare sia, diciamo, alle persone che trovano più affetto nella scienza, sia a quelle che trovano più a loro agio nella religione, ma che non disdegnano comunque la grande poesia, la grande letteratura. Poi, per finire un ciclo di lettura che avevo incominciato già a fine giugno, mi ero protratto la lettura di Buongiorno, Mezzanotte di Jean Rhys. Jean Rhys è un'autrice abbastanza sconosciuta, che però Adelphi ha avuto la grazia di ripubblicare in quasi tutte le SAS, gli mancano un paio di volumi. Ha recentemente ristampato Quartetto. Già nell'81 pubblicava il fondamentale Il Grande Mare dei Sargassi. È un'autrice di cui vorrei fare praticamente una puntata monografica di Parlando di. E quindi rimando a quella sede la trattazione dei libri di Jean Rhys, compreso Buongiorno Mezzanotte. Devo soltanto dire che questo tra i libri di Jean Rhys è quello che mi ha convinto di meno e sarebbe anche il libro che ha scritto prima del suo grande silenzio trentennale che poi portò alla pubblicazione del Grande Mare dei Sargassi. Le vicende legate alla pubblicazione e a questo lungo silenzio, quindi le rimando assolutamente alla puntata monografica su Jean Rhys, che comunque io ritengo una grandissima scrittrice, purtroppo qui in Italia completamente sconosciuta, se non veramente nella nicchia. Ma adesso entriamo nel vivo di ottobre, che è stato sicuramente un mese più proficuo.
continuare sempre il filone delle scrittrici anni 20, anni 30 di Irene Nemirovsky, ho letto Due, che è uscito l'anno scorso insieme a tanti altri classici di questa scrittrice naturalizzata francese. Per i tipi della Newton Compton nelle edizioni dei classici tascabili della Newton. C'è chi giura che la Nemirovsky sia un'autrice da leggere nella sua edizione ormai classica, anche se ha pochissimi anni, delle edizioni Adelphi. Allora, io sono un fanboy di Adelphi, nel senso che le trovo delle edizioni meravigliose sia come veste, sia come cura, sia come scelta dei testi. E ovviamente dobbiamo la fortuna della Nemirovsky a Delphi in Italia, però ben venga che ci siano delle edizioni più accessibili da parte del pubblico generale a questa grande scrittrice. Tra l'altro, recentemente è uscito il Mammut che contiene quasi tutti i testi di cui stavo parlando, che sono stati pubblicati l'anno scorso, sempre dalla Newton. Due forse è un libro un po' minore nella produzione della Nemirovsky. Premessa: io non ho apprezzato molto Suite francese, non l'ho apprezzato così tanto da far coincidere il mio giudizio personale con quello generale. Ho letto altro di Irene Nemirovsky. E la trovo un'autrice straordinaria, vorrei sicuramente leggere altro, infatti ho tutto da parte. Due, è sicuramente facente parte di quel filone un po' minoritario della produzione nemiroschiana. Direi che si può accantonare al ballo, il malinteso, il calore del sangue, insomma, quella produzione di fiction di media lunghezza, che tratta dei temi sulla società dell'epoca in cui è stato scritto, e in questo caso Due tratta del matrimonio, ed è assolutamente spietato come soltanto la Nemirovsky era in grado di essere sulla società della sua epoca. È un libro che ho apprezzato e che non so se consigliare come primo approccio o tra i primi approcci alla Nemirovsky. O vi buttate sul classicissimo sito francese e giocate il tutto per tutto, o leggete qualcos'altro. Forse Due veramente fa parte anche un po' di quell'effetto commercio, ossia del recupero di tutti gli scritti da Nemirovsky, che probabilmente se esistesse o non esistesse sarebbe assolutamente indifferente, perché conferma sì, ma non aggiunge nulla alla creatività dell'autrice. Grandissima scoperta del mese, ringrazio Silver Reflex per l'involontario suggerimento, perché vabbè, non me l'ha suggerito personalmente, io mi sono fidato del suo giudizio. Colpa delle stelle di John Green. Qualcuno l'ha definito una young adult, e addirittura sottolineandone che lo svolgimento della vicenda è tipicamente young adult anche nella presentazione dei suoi personaggi, dei suoi protagonisti. Io non l'ho vista assolutamente in quell'ottica e quindi non ci ho proprio fatto caso, devo dire. L'ho trovato veramente un grande libro in senso generale, quindi un romanzo tout court, senza categorizzazione di sorta nella letteratura per ragazzi o meno. Sicuramente può essere letto e può avere tantissima presa sui ragazzi, perché tratta di personaggi che sono vicini alla loro età. Però devo dire che a me Colpa delle Stelle è piaciuto tantissimo e lo ritengo un grande romanzo. Come hanno sottolineato altri, la sua bellezza probabilmente è nella leggerezza in con cui i protagonisti, che di fatto sono condannati a morte, affrontano comunque il cancro, un cancro cronico e probabilmente fatale, però con dei toni così leggeri e con dell'ironia, quasi da telefilm americano. In certi sensi la protagonista mi ha ricordato un po' quei dialoghi frizzanti tipici del telefilm Gilmore Girls, che sarebbe Una mamma per amica, a titolo italiano orribile. C'è quel tipo di frizzantezza dei dialoghi e delle battute che si susseguono quasi scoppiettanti. È veramente un modo tipico di affrontare l'argomento, ma è proprio quella la sua bellezza. Se pensiamo che un libro simile per temi e per età del protagonista
è gridare amore al centro del mondo, che però ha un tipico piglio giapponese sulla vicenda. E scusate se faccio il confronto, però veramente protagonisti malati di cancro, la leggerezza con cui viene affrontata in Colpa delle Stelle è straordinaria rispetto al classico melo con cui si affronta una vicenda simile. Quindi un libro che assolutamente io consiglio. Poi, ma di questo ho già parlato, quindi non mi ripeto, Anni senza fine di Clifford Simak, e rimando al mio parlando di. Un libro che mi sono trascinato in realtà per tutto il mese di settembre, quindi poi è andato a finire nel mese di ottobre, è Avviso ai naviganti di Annie Proulx. Qual è la caratteristica di Avviso ai naviganti? Beh, la mia difficoltà è stata nell'aver visto e rivisto e amato il film che è stato tratto da questo grande romanzo, che è The Shipping News, con Judi Dench e Kevin Spacey. Quelle vicende che erano accennate nel film, perché per dovere di sceneggiatura hanno dovuto condensare molte storie, qui si sviluppano appieno. Io ho pagato l'effetto non novità, perché non veniva a mancare, perché conoscevo comunque la vicenda, che è stata rimessata ma poco variata nella sostanza, quindi sapevo dove stavo andando a parare, quindi mi ha creato un rallentamento. Avviso naviganti, tra l'altro, è un libro difficile da trovare. Io lo trovai su una bancarella, 2 euro. Nel frattempo, ovviamente, ho rivisto il film perché i film che amo tendo a rivederli, e quindi avevo un ricordo abbastanza fresco del film. Mi ha causato una battuta d'arresto sul libro. Però non, voglio essere chiaro: Avviso naviganti è un libro straordinario. Non è tanto un libro sulla vicenda umana di Quoy, che è il protagonista del libro, quanto una vicenda corale sugli abitanti del Newfoundland. Proprio per questa caratteristica, rimando a un parlando di o a un flash tube, perché questo è un libro, che definire classico moderno è poco. Infatti, vinse anche il Pulitzer, e non me la sento di esaurirlo in questi 2 minuti di video. Con l'uscita imminente del film, che infatti ho proprio visto ieri sera, di Ender's Game, che non ho capito per quale motivo di impatto commerciale hanno lasciato in inglese, il gioco di Ender, ovviamente di Orson Scott Card, un classico della fantascienza militare della metà degli anni 80. Non ho mai voluto affrontare la lettura di questo romanzo perché non amo la fantascienza militare. In fondo, qui addirittura andiamo sull'esagerato, perché si parla di ragazzini di 6 anni fino alla prima adolescenza che vengono addestrati alla guerra, con una certa dose di violenza non gratuita, però abbastanza esplicita. Così è anche il film, per chi volesse andarlo a vedere, se è avvertito. Non mi è piaciuto tantissimo, ma se andate a vedere le librerie di Hanovi e Goodreads, vedete che ho messo 4 stelle. Quelle 4 stelle derivano dal finale, perché è un finale assolutamente straordinario per un libro, per come si era svolto il libro fino a quel momento. E ho scoperto in realtà che il libro è un'espansione di un racconto. Adesso io il racconto non ho potuto recuperarlo, quindi non so dire se quel finale era il finale del racconto o è stato l'aggiunta, e quindi il racconto verteva sull'addestramento militare del ragazzo o meno. Il ragazzo ovviamente è Ender, il protagonista del racconto. Se la mia impressione è corretta, io credo che la parte finale fosse facente parte del racconto, perché altrimenti non si giustifica il titolo, ma non scendo nel dettaglio della trama, e quindi tutta la parte di addestramento, che è piuttosto pesante alla lunga da leggere anche, penso che sia l'espansione del racconto. Dicevo, il finale è straordinario. Non so se farci una micro puntata, quindi un flash tube. È un libro che non so, mi sento di consigliare, per quanto sia valido il finale, come stavo dicendo. Però consiglio la visione del film, che mi è piaciuto parecchio, e benché ci siano state pensate le solite inutili polemiche, che ha rimestato un po' le acque del romanzo, perché è ovviamente un adattamento, e questo è un principio difficile da capire per molte persone, che l'adattamento cinematografico non può
può ripresentare tutte le sante scene di un romanzo, però è assolutamente fedele, non soltanto nello spirito della vicenda, ma anche nella trattazione degli svolgimenti, cioè veramente manca poco delle vicende del romanzo, quindi veramente è una polemica da questa volta veramente assolutamente gratuita e inutile. L'unica licenza poetica che hanno preso è che i protagonisti, i ragazzini della scuola militare, anziché avere dai 6 ai 12 anni, hanno già 12 anni compiuti e forse di più, perché rendiamoci conto, in un film filmare dei bambini di 6 anni, degli attori che hanno a quell'età una capacità attoriale così spiccata, è difficilissimo trovarne 2 dozzine, forse diventa veramente arduo. Quindi è una licenza poetica che assolutamente ci sta ai fini della tecnica registica, cioè cerchiamo di capire anche i contesti delle cose. Ultimo volume di ottobre, che ho finito proprio nei giorni del ponte, è Troppa felicità di Annis Munro. Io mi devo scusare pubblicamente perché ho bacchettato un sacco di persone dicendo che la pronuncia, e spergiuravo su questo, che la pronuncia del cognome era Munro, come dicono gli anglofoni. Quando ha vinto recentemente il premio Nobel, ho potuto ascoltare un'intervista radiofonica a Alice Munro e lei pronuncia Munro, quindi chi cavolo sono io e chiunque altro per sapere meglio della persona che porta un cognome come si pronuncia. Quindi faccio ammenda, è Alice Munro. Troppa felicità è una raccolta molto bella, è una delle ultime. Secondo me, la Munro è migliorata moltissimo negli ultimi 15 anni. Se chi ha avuto occasione come me di seguirne l'evoluzione attraverso le antologie che Einaudi ha pubblicato negli ultimi anni, se si fa caso al colophon, si vede quando sono stati pubblicati, cioè non nell'ordine in cui sono stati pubblicati in Italia, ma in origine, e ho notato che negli ultimi 10-15 anni Alice Munro ha pubblicato veramente delle chicche, e stiamo parlando di In fuga, Nemico nemica amante e Troppa felicità anche. La vista da Castle Rock io non l'ho ancora letto. Mi si è confermato con Troppa felicità il trend dell'autrice, della sua acutissima penna, e ci sono alcuni racconti nella raccolta che sono veramente straordinari nella loro piccolezza, perché comunque ed è per questo che ha vinto il premio Nobel. D'altronde, Alice Munro è la maestra del racconto breve moderno, io devo dire contemporaneo, scusate, io devo dire che ci sono veramente un paio di chicche all'interno di questa raccolta. Quindi, forse, visto la recente curiosità nata attorno a Alice Munro, se cercate un'antologia che vi presenti al meglio questa autrice, è sicuramente Troppa felicità. Tra l'altro, è stato appena ristampato in edizione economica per i tipi dell'Einaudi nella Super ET, e quindi non ve lo potete far sfuggire. Ciò che ho soltanto appena accennato, ovviamente, lo tratterò in video appositi monografici. Quindi, forse è stato un video un po' più frammentario delle solite review mensili, non mi sono diffuso più di tanto a parlare di singoli volumi, a parte quelli che invece ho già deciso di non trattare. Quindi scusate questo trucco becero, ma ho dovuto selezionare quello che poi andrà a riempire pian piano i video mensili di novembre. Ho notato che l'idea del flashback è stata abbastanza apprezzata, e questo mi conforta perché ero molto dubbio della scelta seguita sui video audio, e invece sono stati apprezzati, quindi vi ringrazio tantissimo. Quindi penso che proseguirò quella serie insieme parlando di FlashTube e seguendo anche un po' l'istinto che, come vedo, mi ha ripagato in termini di apprezzamento. E alla fine è questo l'importante: se voi mi apprezzate, io sono soddisfatto anche del mio lavoro di condivisione con voi, e quindi vi ringrazio veramente tutti quanti. Ci rivediamo a un prossimo video tag, a una prossima review.